Avevamo concluso il video precedente dicendo che la situazione nelle città precipita velocemente, i viveri iniziano a scarseggiare, i prezzi dei pochi beni disponibili crescono vertiginosamente, provocando una forte inflazione. Possiamo procedere. Nelle campagne le occupazioni di terre aumentano e nel mese di giugno del 1917 si registrano 875 espropri illegali. Inoltre, tra i lavoratori cresce la convinzione che, malgrado l'economia sia allo sfascio, i profitti delle imprese impegnate nella produzione bellica crescano in modo vertiginoso. Tutti questi fattori fanno sì che sempre più lavoratori e soldati vengano attirati dalla propaganda dei bolscevichi, che, come sappiamo, puntano ad abbattere il governo provvisorio esistente e a dare tutto il potere ai soviet. Il governo, nel tentativo di aumentare il suo controllo sulla capitale Pietrogrado, decide di spostare gradualmente al fronte le truppe poste a difesa della città che avevano partecipato alla rivoluzione di febbraio, con l'intento di sostituirle con uomini giudicati più fedeli. Resisi conto di questa mossa, i soldati di stanza a Pietroburgo insorgono contro il governo e il 3 luglio del 1917, dopo aver ottenuto l'appoggio degli operai, organizzano una manifestazione di protesta, al culmine della quale si recano presso la sede del partito bolscevico chiedendo l'abbattimento del governo provvisorio. I bolscevichi, pur consapevoli che i tempi non siano ancora maturi, non osano opporsi a questa richiesta e tentano un colpo di mano che viene però subito soffocato, soprattutto a causa del rifiuto da parte del Soviet di scavalcare il governo provvisorio, accentrando su di sé tutti i poteri dello Stato. Conseguenza di questa azione è che il partito bolscevico viene sostanzialmente dichiarato fuori legge e i suoi dirigenti arrestati o costretti alla fuga. Lenin trova rifugio a Helsinki, in Finlandia, accusato dal governo di aver ricevuto denaro dall'imperatore tedesco per finanziare un colpo di Stato bolscevico in Russia e conseguentemente ritirare le truppe russe dalla guerra. Il fallimento di questo tentativo rivoluzionario convince il governo e le forze che lo sorreggono che ormai il movimento rivoluzionario sia esaurito. Il principe Lvov, Presidente del Consiglio, chiede al governo di essere più duro nei confronti dei contadini che occupano illegalmente le terre dei latifondisti e pretende le immediate dimissioni del ministro dell'Agricoltura, il socialrivoluzionario Cernov, accusandolo di incoraggiare anziché reprimere le occupazioni. Gli altri ministri appartenenti alla sinistra rifiutano di forzare Cernov alle dimissioni, cosa che porta il governo allo scioglimento. L'incarico di primo ministro con ampi poteri su varie giurisdizioni viene così affidato al socialista Aleksandr Kerensky. Kerensky però perde rapidamente la fiducia della massa proletaria in quanto tenta di soffocare le azioni contadine e la propaganda bolscevica, reintroduce la pena di morte per cercare di riportare all'obbedienza l'esercito, ma soprattutto è deciso a proseguire la guerra contro i tedeschi a fianco delle potenze dell'intesa. Nonostante ciò, le forze conservatrici vorrebbero azioni repressive ancora più incisive e sono pronte a sostenere l'ascesa al potere come dittatore militare del generale Kornilov, che lo stesso Kerensky aveva nominato comandante in capo dell'esercito su pressioni delle altre potenze dell'intesa. Il 12 agosto del 1917, per volontà del governo, si tiene un'assemblea denominata Consiglio di Stato, in cui sono presenti rappresentanti di tutti i partiti, tranne quello bolscevico, e un gran numero di proprietari terrieri, industriali, commercianti e banchieri, per un totale di 2.000 partecipanti. Nel suo intervento il generale Kornilov chiede apertamente poteri dittatoriali allo scopo di salvare la Russia dai bolscevichi, accusando il governo di non fornire mezzi sufficienti all'esercito e di essere incapace di riportare la calma nel paese. Nel frattempo i bolscevichi, oramai dati per spacciati dalle forze reazionarie, tengono segretamente il loro sesto congresso a Pietrogrado e riescono a indire a Mosca uno sciopero che porta in piazza 400.000 persone. A questo punto Kornilov tenta di rovesciare il governo. Il 19 agosto, infatti, ordina alle truppe in difesa della città di Riga di abbandonare la città nelle mani dell'esercito tedesco e di marciare in direzione di Pietrogrado.
Kerensky, resosi conto delle intenzioni del generale, lo destituisce, ma Kornilov non accetta l'ordine e invia un corpo di cavalleria cosacca in direzione di Pietrogrado. Ricordiamo che i cosacchi sono un'antica comunità militare che vive in maggioranza nella steppa situata tra Ucraina e Russia. Il governo provvisorio non ha a sua disposizione truppe con cui poter respingere l'assalto e così sono i bolscevichi a organizzare la difesa creando il Consiglio di guerra per la difesa di Pietrogrado. In breve tempo, 25.000 operai entrano a far parte della cosiddetta Guardia Rossa, una forza militare organizzata a difesa di Pietrogrado, voluta da Lev Trotsky, ex menscevico, poi bolscevico dal luglio del 1917. Presidente del Soviet di Pietrogrado e commissario del popolo per gli affari esteri. Inoltre, i lavoratori delle aziende produttrici di armi prolungano volontariamente l'orario a 16 ore e in 2 giorni costruiscono 200 cannoni. Le unità dell'esercito coinvolte nelle giornate di luglio, che erano state disarmate, tornano così a essere operative. E a loro si uniscono alcune migliaia di marinai provenienti dalla base navale di Kronstadt. Tutta la rete ferroviaria viene poi sabotata dagli stessi ferrovieri che la rendono inutilizzabile. Emissari del Consiglio di guerra prendono immediatamente contatto con alcune delle unità che stanno marciando su Pietrogrado e riescono a farle passare dalla loro parte, ponendo di fatto fine al tentativo controrivoluzionario. Kornilov e altri ufficiali vengono arrestati e poi rilasciati per evitare un processo che avrebbe fatto venire alla luce i collegamenti di questi con il governo provvisorio. Kerensky riesce a rimanere al governo, ma ormai non ha più alcuna credibilità verso le classi popolari, che sostengono con sempre maggior convinzione il partito bolscevico. Per cercare di evitare la presa di potere da parte dei bolscevichi, il governo stabilisce che il 28 novembre si sarebbero tenute le elezioni per un'assemblea costituente. Fra la metà di settembre e la metà di ottobre del 1917, Lenin riesce a convincere anche le parti più scettiche del proprio partito della necessità di attuare il colpo di Stato prima delle elezioni per la Costituente, o ancora meglio, prima dell'inizio del secondo congresso dei Soviet, che avrebbe così potuto legittimare il nuovo ordine. L'insurrezione inizia il 6 novembre, ricordiamo che le elezioni erano stabilite per il 28 novembre, e ricordiamo anche che passerà alla storia come rivoluzione d'ottobre, in quanto il 6 novembre del nostro calendario gregoriano corrisponde al 24 ottobre del calendario giuliano, che come abbiamo già accennato è in uso nell'impero russo in quegli anni. Prima di sera vengono occupate tutte le tipografie e la notte del giorno successivo vengono presi i punti nevralgici di Pietrogrado, quali poste, telegrafi, stazioni ferroviarie, banche e ministeri. Molto bene, questo video termina qui, spero che vi sia utile, spero che lo abbiate trovato interessante, come sempre vi faccio un grande in bocca al lupo per i vostri studi, alla prossima.